e chiude un po' i tre giorni di iniziative con i quali abbiamo voluto ricordare il ventennale della strage di Via D'Amelio. Il programma della serata è il seguente. Abbiamo qui con noi Marco Travaglio, vice direttore del Fatto Quotidiano, e dalle 9.20 alle 10.20 avremo la possibilità di intervistarlo dal vivo, di fargli domande, e in particolare avremo la possibilità, insomma, di fare un po' il punto della situazione sulle indagini che sono in corso attualmente sui rapporti tra mafia e potere. Poi avremo anche la possibilità probabilmente di fare un po' una ricostruzione storica dei fatti e del contesto storico, appunto, del 1992-1993, gli anni che per noi sono importanti in questo luogo. Intorno alle 10.30 ci sarà un breve minuto di pausa, 5 minuti di pausa, durante il quale una delegazione della fiaccolata che adesso da Viale delle Libertà sta raggiungendo Via D'Amelio, 5 minuti in cui una delegazione, una rappresentanza dei partecipanti a questa fiaccolata porteranno un tricolore sotto alla Via D'Amelio, il civico numero 19, e canteranno anche l'inno di Mameli. Subito dopo questa pausa, questo intermezzo, in cui daremo la possibilità appunto a queste persone, a una delegazione della fiaccolata, di partecipare con noi in Via D'Amelio, ci sarà la parte conclusiva con un contributo musicale di Daniele Silvestri e del suo gruppo musicale. E il programma si concluderà verso le ore 23. Quindi benissimo, a questo punto invito a salire sul palco per la prima parte appunto della serata Marco Travaglio, a cui do il nostro benvenuto, da parte di tutto il Movimento Agende Rosse e da parte di tutti voi. Allora, ringraziamo Marco appunto per aver accettato di essere presente qui con noi. Per noi era molto interessante oggi, attraverso il contributo di alcuni magistrati e di alcuni giornalisti, fare il punto un po' sulle indagini che attualmente sono in corso presso alcune procure della Repubblica Siciliana, in particolare a Caltanissetta e a Palermo, sulle indagini sulla cosiddetta trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra, e su tutte quelle indagini che cercano di far luce sulla strage di Via D'Amelio, sulla strage di Capaci e sulle stragi del 93 in continente. Quindi appunto nel pomeriggio abbiamo avuto la possibilità di ascoltare alcuni magistrati che chiaramente nei limiti del loro ruolo hanno potuto dire un po' qual è lo stato dell'arte su queste indagini che in parte conducono personalmente, senza entrare nel dettaglio. E un po' appunto adesso vorremmo approfittare di questa possibilità di avere Marco qui con noi, Marco Travaglio, per entrare più nello specifico. Quindi ecco, io passerei la parola direttamente a Marco, chiedendo se appunto, partendo un po' da una ricostruzione temporale, come in parte hanno già fatto anche sul sito del Fatto in questi giorni, di alcuni fatti salienti e per noi interessanti del 1992 e del 1993, in particolare in riferimento alla strage di Via D'Amelio e al contesto storico di quei giorni, se Marco, partendo da questa ricostruzione temporale, ci può fare per favore un po' il punto sullo stato dell'arte delle indagini e delle inchieste in corso su quei fatti di sangue, così sulle stragi del 92 e del 93, e sulla cosiddetta trattativa fra pezzi dello Stato e Cosa Nostra, che sta alle spalle di queste stragi. Trattativa di cui una recentissima sentenza di primo grado, la sentenza cosiddetta Tagliavia, del Tribunale di Firenze, ha accertato l'esistenza. Trattativa di cui nelle carte processuali c'era già una traccia nella prima sentenza sulla strage dei leader georgofili. Quindi non è più una presunta trattativa, ma una trattativa che c'è stata.
Ecco, per questo approfondimento passo la parola a Marco. Bene, buonasera a tutti, grazie di aver partecipato così numerosi. Fatto bene a chiarire subito le parole da usare. Quando sentite dire presunta trattativa, vi stanno mentendo. La trattativa è sicura, è certa, la trattativa è avvenuta. Non c'è soltanto la sentenza Tagliavia, che è un primo grado, molto importante perché specifica che la trattativa non l'ha cercata la mafia, l'ha cercata lo Stato con la mafia. Quindi è lo Stato che va a patti con la mafia. La mafia, naturalmente, incassa. La trattativa è già certificata in via definitiva dalla sentenza del processo Borsellino bis, fatto a Caltanissetta, PM di udienza, tra gli altri, Nino Di Matteo, che credo sia qui presente in piazza, in questa via, e che saluto con gratitudine, che credo di poter condividere con voi nei confronti suoi e nei confronti di tutti i magistrati di Palermo, di Caltanissetta, di Firenze, che qualcuno vorrebbe coordinare, mentre sono coordinatissimi da diverso tempo, solo che lavorano su tre fronti diversi. La procura di Caltanissetta si occupa del delitto Borsellino più uomini della scorta e del delitto Falcone più uomini della scorta. La procura di Firenze si occupa delle stragi del 93 avvenute appunto a Firenze, a Milano e a Roma, e la procura di Palermo si occupa della trattativa che accompagna e probabilmente origina le stragi, almeno a partire da Via D'Amelio e a proseguire con quelle del 93, e che provoca prima l'accelerazione di queste stragi e poi la fine di queste stragi. Le stragi sono finite, ma la trattativa non è finita, la trattativa prosegue anche oggi, con ricatti incrociati di cui vediamo ogni tanto i riferimenti in indagini aperte ancora in queste ultimissime ore. Questo per essere chiari, la trattativa non è presunta, la trattativa è certa. Si dirà, ma allora perché fanno le indagini? Non fanno le indagini per scoprire se la trattativa c'è stata, fanno le indagini per scoprire chi l'ha fatta e se tra coloro che l'hanno fatta sono stati commessi dei reati e chi li ha commessi. Quindi la trattativa è certa, bisogna stabilire se ci sono delle responsabilità penali e in capo a chi. Questo è quello che sta facendo la Procura di Palermo. Qual è la ricostruzione contenuta nella indagine appena chiusa dalla Procura di Palermo nell'atto di metà giugno, che ha concluso le indagini e ha notificato le posizioni in capo agli avvocati dei vari personaggi coinvolti? È una ricostruzione che sembra complicata, ma che in realtà è abbastanza semplice. Tutto comincia con il delitto Lima. Delitto Lima è il 12 marzo del 92. Chi è Lima? È l'uomo di Andreotti in Sicilia, è un mafioso, è un parlamentare europeo della Democrazia Cristiana, è l'uomo che insieme ai cugini Salvo, mafiosi anche loro e democristiani anche loro, ha promesso ai mafiosi l'annullamento in Cassazione delle condanne del maxi processo istruito da Falcone, Borsellino e dal loro pool. Il processo arriva in Cassazione, i mafiosi sono sicuri che le condanne verranno annullate dal solito giudice Carnevale, detto l'ammazza sentenze. E invece, grazie alla presenza di Giovanni Falcone, che non fa più il magistrato ma è funzionario al Ministero della Giustizia con Claudio Martelli, addirittura dentro il governo Andreotti, bene, il Ministero della Giustizia, su impulso di Falcone, suggerisce alla Cassazione di far ruotare i presidenti che si occupano dei processi di mafia, non più sempre e soltanto Carnevale ma anche altri. Infatti viene designato un altro giudice che si chiama Valente, e sarà un caso, ma la prima volta che le condanne dei mafiosi vengono confermate in Cassazione è proprio la prima volta in cui non è Carnevale a presiedere il collegio di quel processo. E così il 30 gennaio del 92 i mafiosi vengono quasi tutti confermati nelle loro condanne, ergastoli o molti anni di carcere. Speravano di uscire, restano dentro.
È la fine dell'impunità della mafia dopo decenni di sentenze di insufficienza di prove. La vendetta della mafia si scatena contro chi aveva promesso un buon esito di quel processo. Viene assassinato a Mondello Salvo Lima, 12 marzo, verrà assassinato uno dei cugini Salvo nei mesi successivi, l'altro è già morto di morte naturale, e poi c'è una lista di politici nazionali che la mafia ha deciso di eliminare o per vendicarsi perché non hanno mantenuto le promesse o perché hanno tradito le attese dopo aver ricevuto voti mafiosi. È il caso di Martelli, è il caso di Mannino, è il caso di Vizzini, è il caso di Andreotti, si pensa di colpire Andreotti o di colpire i suoi figli e di altri politici. Sarà un altro caso, ma nessuno di questi politici verrà colpito. Quella lista viene accartocciata da Riina, che aveva già avviato addirittura gli appostamenti per colpire Mannino, lo racconta Brusca. L'ordine non è più quello, la lista dei politici viene accantonata, l'obiettivo diventa un altro, diventano i giudici. Viene colpito Falcone alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica, che avrebbe dovuto essere Andreotti. Andreotti, dopo che hanno ammazzato prima il suo uomo in Sicilia, Lima, poi il collaboratore del suo governo, Falcone, si mette da parte e viene eletto Scalfaro Presidente della Repubblica. A quel punto ufficiali del ROS dei Carabinieri vanno a trovare Vito Ciancimino e gli chiedono di fare da tramite con Cosa Nostra per avviare una trattativa. Dicono gli uomini del ROS di averlo fatto per cercare un modo di fermare queste stragi. Fermare le stragi d'accordo con quelli che le stanno facendo è abbastanza complicato, è abbastanza difficile. E infatti il risultato di questa trattativa non sarà quello di fermare le stragi, ma sarà quello di moltiplicarle, cambiando però l'obiettivo. Non sono più i politici, ma sono magistrati e cittadini. Il primo a farne le spese è Paolo Borsellino. Per anni ci si è domandati perché Cosa Nostra, a distanza così ravvicinata dalla strage Falcone, che già aveva suscitato un'enorme emozione fra la gente e a furor di popolo aveva costretto la politica a varare il famoso decreto antimafia, decreto che poi, col depositarsi delle lacrime e della polvere a Capaci, era stato accantonato e il Parlamento non lo aveva convertito in legge. Era il decreto del 41 bis, il decreto del pentitismo, delle norme che Falcone aveva chiesto da vivo per anni e che aveva purtroppo visto trasformate in decreto soltanto da morto. Bene, nemmeno la morte di Falcone convince il Parlamento a convertire in legge quel decreto, che resta lettera morta. Ci vorrà la morte di Borsellino per veder riesumare quel decreto e vederlo ratificare e convertire in legge. Quindi per anni ci si è domandati: ma è possibile che i mafiosi siano così stupidi, colpendo due obiettivi così alti, con due azioni così clamorose? Perché era chiaro che se non era col primo attentato, almeno col secondo, lo Stato sarebbe stato costretto a fare qualcosa contro la mafia. E quindi è un atto quasi suicida da parte dei mafiosi. Perché hanno dovuto eliminare Borsellino con quella fretta? Perché si sono indirizzati su Borsellino anziché sui politici che avevano in programma di eliminare? La trattativa ce lo spiega, questa è l'ipotesi investigativa della Procura di Palermo, perché la trattativa viene attivata proprio da alcuni di quei politici che sapevano di dover morire ammazzati, come Lima. I politici non sono colpiti dalla morte di Falcone, perché la morte di Falcone è la morte di un magistrato, non fa parte della loro casta. È l'ammazzamento di un politico che preoccupa i politici. I politici sono molto più preoccupati per il delitto Lima che per il delitto Falcone. E infatti si mobilitano per avviare quella trattativa. Sono loro ad attivare il ROS dal massimo vertice. Ed è il ROS che naturalmente non può prendere iniziative del genere senza avere la politica dietro. A nessun carabiniere verrebbe mai in mente di andare a trattare con un mafioso se non avesse un preciso mandato di chi sta al governo. La trattativa va avanti, ma purtroppo c'è un intoppo.
il ministro Martelli, che qualcosa da Falcone ha imparato, avverte, fa avvertire Borsellino del fatto che il ROS sta parlando con la mafia, con Ciancimino, e da Ciancimino a Rine Provenzano. Fa avvertire Borsellino e Borsellino, possiamo immaginare la reazione. L'idea che si trattasse con coloro che gli avevano appena ammazzato il suo migliore amico evidentemente gli faceva ribollire il sangue. Borsellino diventa un ostacolo per quella trattativa, perché è un magistrato, perché è il procuratore aggiunto di Palermo, perché potrebbe aprire un'indagine sulla trattativa, potrebbe incriminare chi sta facendo la trattativa, potrebbe denunciarla pubblicamente, potrebbe sputtanare quelli che l'hanno avviata e quelli che li hanno mandati ad avviarla, potrebbe farla saltare con il suo prestigio e con la sua funzione giudiziaria. Quindi va eliminato al più presto, altrimenti la trattativa si interrompe e la mafia riprende il progetto di eliminare i politici, che ancora una volta avrebbero tradito le promesse per la seconda volta in pochi mesi. Borsellino sa che questa cosa gli dà pochi giorni di vita, furiosamente avvia indagini sulla strage di Falcone, alcuni pentiti cominciano a parlare, proprio scossi dalla strage di Capaci. Uno riesce a interrogarlo, Borsellino, Gaspare Mutolo, e gli parla di uomini dello Stato compromessi con la mafia, e gli fa il nome di Bruno Contrada, e mentre dice quel nome, Borsellino a Roma, durante l'interrogatorio, viene convocato al Ministero dell'Interno, dove proprio quel giorno, 1° luglio del 92, si sta insediando il ministro dell'Interno nuovo, che si chiama Nicola Mancino e che inopinatamente ha sostituito il ministro Scotti, cioè l'autore del decreto antimafia, insieme a Martelli e a Falcone, naturalmente. In quel momento i simboli della lotta alla mafia nella politica in Italia erano Scotti e Martelli. Il decreto era il decreto Scotti-Martelli. Bene, il governo Amato, che si è appena insediato, cerca di farli fuori tutti e due. Subito dopo la strage di Capaci, Martelli resiste, forte anche dell'indebolimento di Craxi, il suo segretario, che è nei guai per l'inchiesta Mani Pulite. Quindi Martelli riesce a farsi confermare ministro della giustizia, mentre invece Scotti viene spazzato via e sostituito da Mancino, che appartiene alla stessa corrente, la sinistra democristiana, e cui fa parte Mannino, che è uno di quelli della lista. Secondo la procura di Palermo, è Mannino ad attivare gli uomini del ROS per avviare la trattativa. Vedremo quali saranno le prove. Sta di fatto che Borsellino viene convocato al Viminale. Chi gli fanno incontrare al Viminale? Il capo della polizia a Parisi, Bruno Contrada, il numero 3 del SISDE, di cui un minuto prima Mutolo gli aveva parlato come uomo colluso con la mafia. Borsellino è sconvolto, incontra anche Mancino, lo scrive nella sua agenda grigia, quella che abbiamo ancora, non sono riusciti a far sparire anche quella, solo quella rossa, e la grigia c'è. Segna quell'appuntamento. Mancino per anni dirà di non avere incontrato Borsellino, poi dirà che forse gli aveva stretto la mano ma non se n'era accorto perché non lo riconosceva. Tutti gli italiani conoscevano la faccia di Borsellino, l'uomo che aveva portato sulle spalle la bara di Falcone. L'unico italiano che non conosceva il volto di Borsellino era il ministro dell'Interno. L'altra sera ha avuto un altro sussulto di memoria e ha detto: ricordo perfettamente che Parisi mi telefonò dal telefono interno e mi disse: c'è qui il dottor Borsellino, glielo porto per salutarlo. E poi l'ho incontrato e gli ho stretto la mano. Quindi non l'ho incontrato, non escludo di averlo incontrato, ricordo perfettamente di averlo incontrato. Chissà la prossima versione quale sarà. Questi sono gli uomini delle istituzioni che avrebbero dovuto combattere la mafia e manco riconoscevano in volto il simbolo dell'antimafia, cioè Paolo Borsellino. Dopo quell'incontro, Borsellino fa altre attività,
frenetiche, ha un incontro nei giorni precedenti anche con gli uomini del ROS, quando già sapeva che gli uomini del ROS stavano parlando con Ciancimino. Loro dicono che in quell'incontro Borsellino non gli chiese niente, è assolutamente folle immaginarlo, ma questo dicono. Purtroppo l'unico che potrebbe dire la verità, non a caso, è morto. E infatti Borsellino il 19 luglio, insieme agli uomini della scorta, qui in questa via, viene assassinato, anche perché il Ministero dell'Interno, così ben governato, aveva pensato che, giustamente, non essendo nemmeno riconoscibile in volto, non ci fosse motivo per stabilire una zona di rimozione forzata delle auto parcheggiate davanti alla casa della mamma dove si recava tutte le domeniche. E così hanno regalato a Cosa Nostra la possibilità di posteggiare un'auto imbottita di esplosivo e di farla esplodere nel momento in cui il giudice suonava al citofono di sua madre. Eliminato Borsellino, la trattativa prosegue molto proficuamente, soprattutto per la mafia. Riina si fa l'idea che lo Stato è pronto a scendere a patti e pianifica gli attentati successivi. Intanto fa avere il papello a Ciancimino affinché lo possa passare agli uomini dello Stato con le richieste che Cosa Nostra avanza in cambio della fine delle stragi. È una resa senza condizioni per lo Stato, via il 41 bis, via i pentiti, via l'ergastolo, via il sequestro dei beni, dissociazione come ai tempi del terrorismo, cioè il mafioso si dichiara dissociato dalla mafia, non confessa niente, non fa i nomi dei complici, ammette soltanto di essere mafioso e tutto ciò che i giudici hanno già scoperto, una cosa che allo Stato non serve a niente ma serve molto alla mafia. Queste sono le richieste più altre. Alla fine dell'anno Ciancimino di fatto molto probabilmente consegna Totò Riina allo Stato. Riina viene arrestato dopo che Ciancimino ha fatto avere agli uomini del ROS le mappe consegnati i possibili nascondigli di Totò Riina. Il ROS naturalmente si guarda bene dal perquisire il covo, perché c'è il rischio di trovare una copia del papello e quindi di disvelare quella trattativa che mai deve venire fuori. I magistrati di Palermo non devono sapere nulla, altrimenti si ripropone lo stesso rischio che c'era quando era vivo Borsellino, e cioè che i magistrati di Palermo aprano un'indagine sulla trattativa e incriminino coloro che la stanno facendo. E naturalmente il covo che non è perquisito dal ROS viene perquisito dagli uomini di Provenzano, che portano via tutto, ripuliscono, ritinteggiano, ristrutturano l'appartamento. Soltanto dopo arriverà la perquisizione dello Stato, quando non c'è più niente da trovare, nemmeno tracce del DNA, perché è stato ridipinto tutto quanto ex novo. Siamo nel 93, arrestato Riina, naturalmente il suo testimone viene raccolto dai Graviano, Aglieri, da tanti altri. Graviano in particolare ormai hanno lasciato Palermo da mesi, vivono tra Milano e la Costa Smeralda in una villa a 200 metri da Villa Certosa. Ovviamente a loro insaputa. L'Italia è piccola, no? Qual è l'unico posto dove puoi andare in vacanza in Italia? A 200 metri da Villa Certosa, se ti chiami Giuseppe Filippo Graviano. C'è ancora da fare qualcosa. C'è da far saltare in aria Maurizio Costanzo in via Fauro. C'è da seminare il terrore a Milano al Padiglione d'Arte Moderna e Contemporanea in via Palestro. C'è da sterminare bambine e passanti a via dei Georgofili a Firenze. C'è da far saltare due basiliche a Roma, una si chiama Giorgio, San Giorgio il Velabro, come il presidente della Camera Giorgio Napolitano, e l'altra si chiama San Giovanni in Laterano, come Giovanni Spadolini, presidente del Senato. Un messaggio alle due Camere e alla Chiesa, visto che comunque si tratta di basiliche. Cosa succede poi?
Succede che da quel momento non si spara più un colpo. C'è un attentato fallito all'Olimpico di Roma, viene rinviato e poi a gennaio del 94, quando tutto è pronto per la bomba che deve sterminare i carabinieri del servizio d'ordine alla fine di Roma Udinese, arriva all'ultimo momento un ordine da Palermo che richiama i Viciotti. Non c'è più bisogno di sparare, fine delle stragi, inizio della Pax Mafiosa. I Graviano vengono arrestati, anche loro non servono più, e il giorno dopo Silvio Berlusconi annuncia la discesa in campo. Immaginare i brindisi nei vertici di mafia alla notizia che il partito fondato da Marcello Dell'Utri, un vecchio amico di Cosa Nostra, sta per farsi stato. Questo era quello che sapevamo fino a un paio d'anni fa. Poi un paio d'anni fa succede qualcosa. I mafiosi e i figli dei mafiosi cominciano a parlare della trattativa. Massimo Ciancimino, Giovanni Brusca, Gaspare Spatuzza e altri, violando quel patto che invece gli uomini dello Stato avevano religiosamente osservato per 20 anni. Loro non avevano mai detto niente. Cominciano a raccontare delle cose che costringono uomini dello Stato ad ammettere dei fatti che non potevano più negare. Ed ecco questo ritorno prodigioso di memoria e di favella. Violante si ricorda che il generale Mori voleva fargli incontrare a tu per tu Ciancimino a tutti i costi. Mancino si ricorda di aver incontrato Borsellino. Ayala si ricorda che nell'agenda di Mancino c'era scritto che aveva incontrato Borsellino. Lo dice in un'intervista, viene convocato dai magistrati e dice: no, la giornalista ha capito male. Purtroppo la giornalista ha registrato l'intervista e la mette online. Allora dice: ah no, ho capito male io. Mi aveva detto che nell'agenda c'era scritto che lui non aveva incontrato Borsellino. Tipico, no? Uno nell'agenda cosa scrive? Oggi non ho incontrato Borsellino. È tipico. Ci vorrebbe la datazione al carbonio 14, come per la sindone, per datare quella notazione. Martelli si ricorda di aver informato Borsellino della trattativa, Liliana Ferraro, funzionario del Ministero, si ricorda di aver informato Borsellino della trattativa e altri si ricordano altri pezzi di verità, obtorto collo proprio quando non ne possono più fare a meno. All'inseguimento dei mafiosi che parlano più degli uomini dello Stato e li costringono a parlare. Così che parte l'indagine per vedere chi ha commesso reati nella trattativa. E si scopre, tra le altre cose, che alla fine del 93 non c'è soltanto un elemento che convince Cosa Nostra a farla finita con le stragi, e cioè l'arrivo del partito di Dell'Utri, capitanato da Berlusconi. Ma c'è anche una mossa distensiva del governo Ciampi attraverso il ministro della giustizia Comso, che così all'improvviso decide all'inizio di novembre del 93 di non rinnovare il carcere duro, il 41 bis, a 334 mafiosi, dranghettisti, camorristi e uomini della Sacra Corona Unita. E da un giorno all'altro tutti insieme si ritrovano come dei detenuti comuni, con tutte le possibilità di incontri, colloqui, orari, eccetera. La notizia incredibilmente non la sa nessuno. La scopre un giornalista della Sicilia, e un giorno che viene giù il ministro Mancino gli domanda, dice: ma lei lo sa che hanno tolto il 41 bis a un sacco di mafiosi? E lui dice: non lo sapevo, ma farò degli accertamenti. Era il novembre del 93, l'altra sera, 19 anni dopo, Mancino ha detto:
Io non ho mai saputo che Consu avesse tolto il 41 bis a 334 mafiosi. Gli aveva detto questo giornalista della Sicilia, lui aveva detto farò accertamenti e poi evidentemente se n'è dimenticato. In fondo che sarà mai 334 mafiosi che escono dal 41 bis lo stesso giorno? Se n'è dimenticato, non l'ha mai saputo. Quindi abbiamo uomini della Prima Repubblica, del centro-sinistra della Prima Repubblica e uomini della Seconda Repubblica implicati in una trattativa che non è certamente finita allora. Il papello era lungo, il 41 bis era una delle tante cose che chiedevano e quella l'hanno risolta lì, sul momento. Ma chiedevano tutto il resto, e l'ergastolo, e i pentiti, e il sequestro dei beni. Per questo c'è la Seconda Repubblica. Sarà un caso, ma governi di centrodestra e centrosinistra negli anni chiuderanno le carceri di Pianosa e Asinara, simboli del carcere duro del 41 bis. Questo lo fa il centrosinistra nel 97, ministro Flick, nel silenzio del centrodestra. Attacchi continui contro i pentiti che portano finalmente a una legge sollecitata a lungo da Napolitano, che è stato anche lui ministro dell'interno, e che un giorno se ne uscì dicendo che i pentiti erano troppi. Cioè non i mafiosi irriducibili erano troppi, i pentiti erano troppi, bisognava ridurli. E i pentiti più sono più parlano. E allora quella sua esortazione divenne una legge che porta la firma di Fassino, ministro della giustizia, e fu approvata dal centro-sinistra col consenso del centrodestra nel 2001. Poi ci fu una legge che stabilizzava il 41 bis e in realtà rendeva facilissimo per i boss chiederne la revoca, mentre prima, quando veniva prorogato di 6 mesi in 6 mesi, era difficilissimo ottenere la revoca del 41 bis perché non facevi in tempo a chiederla che già veniva rinnovato. Altro favore mascherato da legge antimafia. Poi c'è la legge di 2 o 3 anni fa che consente la rivendita dei beni sequestrati alla mafia. Poi il centrosinistra ne ha fatta un'altra d'accordo col centrodestra, ha addirittura abolito l'ergastolo nel 1999 sotto il governo D'Alema, anche per le stragi, e solo la protesta dei familiari delle vittime lo ha fatto ripristinare l'anno dopo. Avevano praticamente eseguito quasi tutti i punti del papello, politici di centrodestra e di centrosinistra, mentre al DAP, la direzione delle carceri, c'erano continue manovre per aiutare la dissociazione, che era un altro dei punti fondamentali del papello. Il papello è la Costituzione non scritta ma ferrea della Seconda Repubblica che tutti devono rispettare, anche se pubblicamente a ogni 23 maggio e ogni 19 luglio mandano corone in via D'Amelio e a Capaci e mandano messaggi in cui dicono che vogliono la verità, che non bisogna abbassare la guardia, che bisogna combattere la mafia. Dicono sempre che bisogna combatterla, mai che bisogna sconfiggerla. Bisogna combatterla, ma non sconfiggerla. Questa in sintesi è la ricostruzione dei magistrati in questa indagine, che vede indagati i mafiosi e gli uomini dello Stato, Riina, Provenzano, Brusca, altri mafiosi, Cinà, quello che portò il papello da Riina a Ciancimino, Massimo Ciancimino, a dimostrazione che è credibile. Perché? Perché viene incriminato per quello che ha detto lui di avere fatto, cioè di avere fatto da tramite fra suo padre e gli uomini di Riina, perché suo padre non poteva uscire liberamente, quindi lui andava a portare e a ritirare papelli e pizzini. E dall'altra parte, generale Mori, capitano De Donno, sempre per il reato principale di violenza o minaccia a corpo dello Stato, che è il reato di trattativa. Poi ci sono i politici e sono indagati per falsa testimonianza, per avere mentito. Alcuni li conosciamo. Uno è Mancino, uno è l'ex ministro Consu,
perché sono indagati per avere mentito? In cosa consiste la loro menzogna? Tutti dicono delle così brave persone, com'è possibile che siano indagati? Ancino dice delle cose che Martelli smentisce. Martelli sostiene che, come aveva avvertito Borsellino dei colloqui del Ross con Ciancimino, aveva avvertito anche Mancino, perché era il ministro dell'interno, il responsabile dell'ordine pubblico. Il Ross non poteva occuparsi di mafia perché era nata la DIA, che era una creatura interforze inventata da Falcone. Era la DIA che doveva occuparsi di queste cose. Se lo faceva il Ross, stava andando fuori dal seminato. Per questo Martelli dice di aver avvertito Mancino. Mancino naturalmente non ricorda. Per questo viene indagato per falsa testimonianza. Consob, perché è indagato? Quel povero vecchietto, 91 anni, mi si fa indagare uno di 91 anni. Se racconta balle, ne avesse anche 150. Consob dichiara di aver deciso di revocare dall'oggi al domani 334 41 bis ad altrettanti mafiosi da solo, senza che nessuno gli dicesse niente, così, per ispirazione dello Spirito Santo. Purtroppo c'è un documento scritto che già a giugno gli mandano i nuovi capi del DAP, Capriotti e Di Maggio, in cui gli dicono che si dovrebbe togliere un po' di 41 bis come segnale distensivo nei confronti della mafia. E Conso dice: l'ho deciso io autonomamente, non me l'ha detto nessuno, perché volevo lanciare un segnale distensivo. Ma cambia almeno le parole, sono le stesse che ti hanno scritto quelli là. A chi voleva lanciare un segnale distensivo? A Provenzano, perché sempre lo Spirito Santo gli aveva detto che Provenzano era vivo, mentre in tutta Italia in quel momento si pensava che fosse morto. Era come Bin Laden, Provenzano, tutti pensavano che fosse morto. E lui dice: pensavo che Provenzano fosse il capo dell'ala moderata di Cosa Nostra, ma a quell'epoca non si sapeva nemmeno che fosse vivo. Come si faceva a sapere che era capo e che rappresentava l'ala moderata? Evidentemente qualcuno che trattava gli aveva detto queste cose. Quindi è un'altra smentita al fatto che lui abbia deciso da solo. Per questo è indagato per false dichiarazioni al PM, non perché ce la si voglia prendere con un vecchietto. A questo punto si mettono in moto i soliti depistaggi, perché i magistrati, grazie ai mafiosi e ai figli dei mafiosi, non grazie agli uomini dello Stato, stanno cominciando a entrare nella stanza dei segreti, nella scatola nera dei segreti e dei misteri inconfessabili delle stragi della trattativa. La reazione dello Stato qual è? Quella di sempre: depistare, devitalizzare, deviare le indagini, depotenziarle. Chi se ne incarica? Naturalmente Mancino. Mancino, prima ancora di essere indagato per falsa testimonianza, già lo sa che lo indagheranno per falsa testimonianza. C'ha un'autostima quell'uomo che quando parla dice: adesso mi indagano per falsa testimonianza, non è possibile che mi credano, dai. Onesta anche lui, giustamente, guardandosi allo specchio dice: ma chi cazzo può credere a quello che ho raccontato? Ho smentito addirittura l'agenda di Borsellino. Cioè, ma ti pare che mi crederanno? Quindi, senza sapere niente, solo a giudicare le sue parole, già capisce che finisce male. E allora a chi si rivolge? A un avvocato? Si rivolge al Consiglio Superiore della Magistratura? Si rivolge al procuratore di Palermo? Si deve lamentare di Di Matteo in groia e gli sta un po' sulle scatole anche Gozzo, che sta a Caltanissetta ma viene da Palermo, quindi anche lui un po' infetto. A chi si rivolge? Al capo dello Stato, è ovvio. Al Quirinale c'è un ufficio reclami vittime della mala giustizia che chiunque può telefonare, c'è un numero verde. Chi di voi, dovendosi lamentare di un magistrato, non ha chiamato il centralino del Quirinale chiedendo del dottor D'Ambrosio, o meglio direttamente del Presidente della Repubblica? È così che loro passano le loro giornate. Ricevono continuamente telefonate di cittadini incazzati con i magistrati e li stanno a sentire.
e poi trasmettono le loro lettere al procuratore generale della Cassazione. Quel procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, che Mancino, con grande aplomb istituzionale, chiama «Uè, guaglio!» Imparziale, un giudice terzo. Mancino comincia a tempestare di telefonate il Quirinale e il Quirinale risponde. Come si diceva nei Promessi Sposi, a proposito della monaca di Monza, la sventurata rispose. Qui abbiamo due sventurati che rispondono. Perché sventurati? Perché non sanno che Mancino ha il telefono sotto controllo, porca puttana. Altrimenti sarebbero riusciti a nascondere tutto anche stavolta. E invece quelle vipere dei magistrati di Palermo hanno detto: vuoi vedere che adesso che li dobbiamo interrogare tutti, i politici e non i mafiosi, si mettono d'accordo fra di loro per concordare versioni di comodo? Proviamo un po' a vedere se lo fanno o è solo un orrendo sospetto. Voi non ci crederete, ma appena attaccano l'intercettazione al telefono di Mancino, scopro che esattamente stava tentando di fare quello. Stava cercando di inquinare le prove. E qualcuno gli ha anche suggerito: Martelli dice una cosa, tu dici l'opposto, parlatevi e mettetevi d'accordo, no? Sapete chi gli ha dato questo suggerimento? Il capo dello Stato, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Vergogna, 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 vergogna. Chi lo dice? Lo dice il Fatto Quotidiano, quei mascalzoni dei magistrati? No, lo dice il consigliere giuridico del capo dello Stato, Loris D'Ambrosio, al telefono con Mancino. Gli dice il presidente, dice: ma perché non vi parlate tu e Martelli fuori dal processo, eh? E certo, mica puoi andare al processo e dire: aspetti, vostro onore, mi devo mettere d'accordo un attimo per concordare una versione di comodo con Martelli, che sennò poi mi incriminano per falsa testimonianza, o incriminano lui se credono a me. Questo si chiama istigazione all'inquinamento probatorio a casa mia. Io spero che D'Ambrosio millanti, eh? Io spero che fosse un'idea di D'Ambrosio, non di Napolitano. Sapete però che dubbio mi è venuto? È passato un mese da quando sono uscite quelle telefonate sui giornali. Il Napolitano ha avuto un mese di tempo per prendere D'Ambrosio per un orecchio e dirgli: adesso tu pubblicamente dichiari che io non ti ho mai detto di dire a Mancino di mettersi d'accordo con Martelli fuori dal processo. Quando lo hai dichiarato pubblicamente, voglio la tua lettera di dimissioni, perché tu hai screditato la Presidenza della Repubblica. È un mese che aspettiamo le dimissioni del dottor D'Ambrosio. È una dichiarazione sua e del Presidente della Repubblica che nulla di ciò che D'Ambrosio attribuisce a Napolitano è vero, è mai avvenuto. D'Ambrosio millantava per levarsi dalle palle Mancino, che era diventato una specie di stalker, che lo perseguitava ogni ora del giorno e della notte. Purtroppo in questo mese abbiamo sentito dire di tutto, ma l'unica cosa che si doveva dire, e cioè che nulla di ciò che D'Ambrosio attribuisce a Napolitano è vero, non ci è stata detta. Allora voi che cosa siete autorizzati a pensare? Che tutto ciò che dice il dottor D'Ambrosio a proposito di Napolitano sia vero? A questo punto chi è che si deve dimettere? Fate voi. La domanda diventa ancora più interessante perché c'è un atto formale di Napolitano, una lettera che lui fa scrivere al segretario generale della Presidenza della Repubblica Marra, al procuratore generale della Cassazione, in cui si dice in sostanza: caro procuratore generale, non dice guaglio perché il linguaggio è formale,
Io ti inoltro una lamentela di Mancino, che non ne può più di questi magistrati di Palermo. Io la condivido, perché se no non te la manderei e non la cestinerei. Se no gli direi: mandala tu al procuratore generale della Cassazione. Perché la mandi a me e io la devo mandare, così mi prendo la responsabilità di quello che dici tu, che sei una parte in causa in un'indagine e temi pure di finire indagato per falsa testimonianza, infatti fra poco lo sarai. Invece prende la lettera, la manda al procuratore generale della Cassazione con la carta intestata Presidenza della Repubblica, con scritto: c'ha ragione Mancino, intervieni procuratore generale della Cassazione, coordina, costringi il procuratore nazionale antimafia Grasso a coordinare, a prendere in mano la situazione, e informami di ogni notizia consentita. L'affare Mancino diventa l'affare Napolitano, Napolitano e Mancino diventano la stessa cosa. Il presidente chiede di essere informato di quello che farà il procuratore generale in favore delle richieste di Mancino. Tipico, no? Se voi chiamate il Quirinale e dice: c'è un PM che mi sta sul cazzo, potete mica fare qualcosa? Quirinale cosa fa? Una letterina dicendo: caro procuratore generale, c'è un cittadino a cui sta sul cazzo un PM, poi per favore mettere in riga quel PM che sta sul cazzo a quel cittadino. Succede tutti i giorni, no? Una cosa del genere è una delle prerogative presidenziali. È questa la funzione del capo dello Stato, no? E cosa fa il procuratore generale? Convoca Grasso e in quella riunione si parla di avocare l'inchiesta di Palermo, cioè toglierla alla procura di Palermo, che non piace a Mancino e quindi a Napolitano e quindi al procuratore generale della Cassazione, per partenogenesi, no? Si estendono queste idiosincrasie. Oppure di coordinare. Cosa vuol dire coordinare? La procura di Palermo indaga sui politici, quella di Firenze e quella di Caltanissetta no, quindi hanno ragione quelle di Caltanissetta e Firenze. Cosa c'entra un'indagine che riguarda le stragi con un'indagine che riguarda la trattativa? È ovvio che nell'indagine sulle stragi non ci sono politici indagati, mentre in quella sulla trattativa sì, visto che i politici citati prima non hanno fatto le stragi, ma hanno fatto la trattativa o hanno mentito sulla trattativa. Grasso si rifiuta sia di avvocare sia di coordinare, dicendo: non ho i poteri per avvocare, quindi mi state chiedendo una cosa che non posso fare. Ok? Grasso, non certamente sospettabile di simpatie per i magistrati attualmente impegnati nelle indagini sulla trattativa, visto come li ha trattati quando era procuratore capo a Palermo. Eppure Grasso dice: non ho i poteri di avvocare. E quanto a coordinare, non c'è nessuna esigenza di coordinare perché l'indagine è già coordinata. E fa riferimento a un protocollo siglato un anno fa, aprile 2001, fra le tre procure e Grasso, e ratificato dal CSM, presieduto da Napolitano, di cui è membro il procuratore generale della Cassazione, alla fine di luglio dell'anno scorso, in cui si stabilisce il coordinamento permanente delle indagini delle tre procure. Cioè, traduzione in italiano: Grasso dice al procuratore generale e tramite lui al Presidente della Repubblica: ma non ve lo ricordate che l'anno scorso il CSM, di cui voi fate parte, ha votato il protocollo con cui si coordinano le indagini, e adesso tomo tomo cacchio cacchio mi venite a chiedere di nuovo di coordinare un'indagine che è già coordinata da un anno con la vostra firma? Allora non era per coordinare l'indagine che c'è stato l'intervento del Presidente della Repubblica e del Procuratore Generale della Cassazione, era per fare un favore a Nicola Mancino, che è un'altra cosa dal coordinamento, è per devitalizzare l'inchiesta sulla trattativa e risparmiare i politici. Ultimo passo e poi mi taccio. Le telefonate di D'Ambrosio finiscono sui giornali.
Napolitano dice: sono solo spezzoni di intercettazioni, gliele pubblichiamo integrali. Così non sono più spezzoni, non succede niente, non sconfessa D'Ambrosio, non lo fa dimettere, non dice che è vero quello che ha detto D'Ambrosio, non succede nulla. D'Ambrosio sparisce dai radar dei giornali. Perché? Perché c'è la prova che l'ha fatta grossa. Non bisogna parlarne. Si scopre che intercettando Mancino, i magistrati hanno ascoltato due telefonate tra Mancino e Napolitano. Scandalo! Hanno intercettato il Presidente della Repubblica? No, hanno intercettato Mancino. Il Presidente della Repubblica si arrabbia, manda l'Avvocatura dello Stato a chiedere notizie alla Procura di Palermo. La Procura di Palermo dice: mi dispiace, è un segreto. Il fascicolo è segreto. Non essendo depositate non ti posso dire né se ci sono né se non ci sono. Ma se ci fossero non sarebbero comunque penalmente rilevanti, se no le avremmo messe nel fascicolo della chiusura delle indagini. Allora Napolitano dice: perché non le avete distrutte? Risposta: perché la legge stabilisce che il PM non può distruggere niente. Le intercettazioni non rilevanti finiscono in un'udienza in Camera di Consiglio davanti a un giudice, dove i pubblici ministeri e tutti gli avvocati le possono sentire e decidere se sono rilevanti i PM per l'accusa e i difensori per la difesa. Il PM non può distruggere intercettazioni perché poi magari si scopre che ne ha distrutta una che serviva a un indagato, il quale dice: ma come, c'erano degli elementi a mio favore, te hai distrutto le carte, io ti invalido il processo perché hai menomato il mio diritto di difesa. È per questo che devono essere a disposizione di tutti. Ma Napolitano dice: non va bene lo stesso, perché io sono il Presidente della Repubblica. E sti cazzi! Risposta: vabbè, la risposta l'avete capita, mettiamola in termini giuridici. Dove sta scritto che quando c'è la voce del Presidente della Repubblica, il PM, fottendosene del diritto delle difese e del potere del GIP, unico che può distruggere qualcosa, devono bruciarsi la roba nel loro ufficetto? Indicami la legge non c'è. È un mese che aspettiamo che ci dicano in quale legge c'è scritto che quando indirettamente viene captata la voce del Capo dello Stato sul telefono di un altro, il PM deve mangiarsi la bobina appena lo scopre. Non c'è scritto, non c'è da nessuna parte. Dice: ma il Presidente della Repubblica può essere incriminato soltanto per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Risposta: e sti cazzi, come si dice a Roma. Chi t'ha incriminato per alto tradimento, per attentato alla Costituzione? Fate un caso, un cittadino comune, non so come, ma pare che sia facilissimo, col pretesto di lamentarsi per un PM che gli sta sul cazzo, telefona al Quirinale, chiede di parlare col Presidente della Repubblica e gli dice: sai che c'è? Ho appena ammazzato mio fratello. Clic. Secondo voi che cosa si fa di quell'intercettazione? Uno normale dice: la si usa per incriminare questa persona per l'omicidio del fratello. Eh no, dice il Quirinale, perché dall'altra parte del telefono c'ero io. Si brucia subito tutto. Se è l'unica prova che Tizio ha ammazzato suo fratello, non me ne importa niente, si brucia lo stesso. Perché? Perché dall'altra parte ci sono io. Sti cazzi. Domanda: in quale legge c'è scritto? Risposta: nessuna. Infatti in questi giorni dicono che è lo spirito della legge. Perché? Perché non c'è scritto. E dato che non c'è scritto, i magistrati hanno seguito la legge. Sapete quando avrebbero commesso un reato? Se avessero fatto ciò che gli chiede di fare Napolitano, cioè se avessero distrutto telefonate prima che le difese le potessero sentire e prima che il GIP potesse decidere se distruggerle o no.
per avere obbedito alla legge vigente, la procura di Palermo viene trascinata, caso unico nella storia repubblicana e anche monarchica, davanti alla Corte Costituzionale con un conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, in cui il capo dello Stato scrive che la procura di Palermo ha violato le prerogative della Presidenza della Repubblica. Non gli interessa il contenuto delle telefonate, gli interessa difendere le funzioni e le prerogative per poterle trasmettere intatte al suo successore, come insegna Luigi Einaudi, che naturalmente è morto e non può dissociarsi. Si può solo rotolare nella tomba. Cioè, accusa la procura di Palermo, che ha appena chiuso le indagini sulla trattativa Stato-mafia che accelerò la morte di Borsellino e degli uomini della sua scorta, di una specie di atto eversivo, di una specie di colpo di Stato. Questo è quello che c'è scritto, e dice che non gli importa il contenuto. E se non ti importa il contenuto, allora chiedi che vengano pubblicate, così sappiamo quello che hai detto a Mancino, ci tranquillizziamo, tu esci dal vicolo cieco in cui ti sei cacciato, fai anche bella figura, se effettivamente in quelle telefonate fai bella figura, se non la fai peggio per te, prossima volta se ti chiama uno per dire che gli stanno sul cazzo i magistrati, gli metti giù il telefono, come avrebbe fatto Einaudi, probabilmente. Purtroppo, o per fortuna, il diavolo ancora una volta fa le pentole ma non i coperchi. Per cui, mentre tutti i giornali d'Italia, tranne uno, e tutti i telegiornali d'Italia, tranne zero, dicono che ha ragione il Presidente della Repubblica, Repubblica, il quotidiano Repubblica, dà una notizia, secondo me, sconvolgente. La classica notizia che fa cascare l'asino. Nell'indagine sulla cricca della Protezione Civile, aperta a Firenze nel 2009, all'indomani del terremoto dell'Aquila, i magistrati intercettano Bertolaso. E chi ti beccano al telefono con Bertolaso? Napolitano. Napolitano per parlare dei terremotati, di com'è la situazione e per organizzare l'arrivo di Napolitano ai funerali delle 300 vittime. Napolitano fa un figurone, perché? Perché si preoccupa giustamente delle vittime del terremoto. Sono 3 anni che Napolitano sa di essere stato intercettato sul telefono di Bertolaso. Perché? Perché lo sanno tutti. Se hai parlato con Bertolaso nei giorni in cui Bertolaso era intercettato, è matematico che hanno beccato anche te. Perché non si è messo a strillare che l'avevano intercettato indirettamente? Perché non ha mandato l'avvocatura dello Stato? Perché non ha chiesto alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzioni con le procure di Firenze e ora di Perugia, che sta facendo quel processo? Perché noi delle telefonate di Napolitano con Mancino non sappiamo niente, se non che esistono. Mentre di quelle tra Bertolaso e Napolitano sappiamo, o possiamo sapere tutto, perché sono state depositate a disposizione delle parti, degli avvocati, che sono decine, nel processo che è già in corso a Perugia. Cioè ci sono, tutti le possono sentire, vedere, prendere, ascoltare, e Napolitano da 3 anni non fa il conflitto di attribuzioni. Ma i casi sono 2. Se vuole difendere le prerogative presidenziali, che sarebbero violate dal fatto che i magistrati di Palermo lo hanno indirettamente ascoltato senza mangiarsi subito il nastro, e ancora oggi non distruggono quel nastro, ma vogliono addirittura portarlo davanti a un GIP e farlo sentire agli avvocati, così poi finisce sui giornali,
A maggior ragione avrebbe dovuto fare il conflitto di attribuzioni contro Firenze e Perugia, che le telefonate le hanno addirittura già date agli avvocati, messe negli atti del processo a disposizione di tutti, per cui prima o poi qualcuno le leggerà e le pubblicherà. Se è la prerogativa presidenziale teorica della Presidenza della Repubblica che lui vuole difendere, tutelare integra e trasmettere al suo successore, come dice Einaudi, se non fa quel conflitto anche nei confronti della Procura di Firenze e di Perugia, allora ci viene il dubbio che non voglia difendere le prerogative astratte della Presidenza del Consiglio, ma che abbia paura che venga fuori il contenuto delle sue telefonate con Mancino e che quel contenuto possa confermare quello che già D'Ambrosio ha detto che il Presidente gli ha detto. Allora vorrebbe dire che nel decreto del conflitto di attribuzioni dell'altro giorno il Presidente della Repubblica ha raccontato una bugia, e non si dicono le bugie soprattutto dagli alti colli, perché poi prima o poi le bugie hanno le gambe corte e prima o poi vengono fuori e ci fai brutta figura tu ed espone una brutta figura proprio quell'istituzione che dici di volere preservare integra e consegnare integra ai tuoi successori, come dice Einaudi. Ecco perché o il Presidente fa questo conflitto di attribuzioni anche contro Perugia e Firenze o pubblica quelle maledette telefonate con Mancino, oppure noi siamo autorizzati a pensare che c'è qualcosa che spaventa in quelle telefonate. E i sospetti non siamo noi ad alimentarli con i nostri articoli sul Fatto Quotidiano, è la Presidenza della Repubblica ad alimentarli con i suoi comportamenti reticenti e omissivi, pieni di tremori. Questo è il problema. Questo è il problema. Bravo Marco! Chiudo dicendo che è molto triste che l'Associazione Nazionale Magistrati non abbia ancora trovato una parola da dire seria in difesa della Procura di Palermo attaccata con questa violenza dalla più alta carica dello Stato. E che c'è da aver paura. E che c'è da aver paura di vivere in un paese dove in Parlamento, a parte Di Pietro, non muove foglia di dissenso nei confronti di uno scandalo così enorme che tutti i parlamentari di centro, di destra e di sinistra dovrebbero chiedere di scoperchiare per fare chiarezza fino in fondo, invece di mandare i messaggi di solidarietà alla famiglia Borsellino una volta all'anno con le corone di fiori. Marci, marci prima ancora di arrivare a destinazione. Bravo! Questo volevo dirvi perché non è facile districarsi in questa materia. Mi scuso se mi sono dilungato e se sono stato un po' noioso e un po' prolisso, ma spero che almeno ci sia il quadro generale di quello che dobbiamo sapere per non farci rincoglionire ogni volta che apriamo un giornale o un telegiornale di destra, di centro o di sinistra, perché quando c'era Berlusconi almeno qualcuno da sinistra diceva qualcosa. Adesso che siamo nel regime totale di tutti i partiti messi insieme, della maggioranza più bulgara che si sia mai vista dai tempi della Bulgaria, non c'è più una voce che si levi, e le uniche voci che si levano sono quelle che mirano a bastonare quei pochi giornali e quei pochi esponenti della società civile che ancora si azzardano ad alzare il ditino e a dire le cose non vanno bene. Non è una democrazia quella dove non c'è opposizione, non è una democrazia quella dove non c'è dissenso, non è una democrazia quella dove tutto il Parlamento sta dalla stessa parte, non è una democrazia dove tutti i giornali e tutte le televisioni dicono la stessa cosa sulle veline del Quirinale e dell'ufficio stampa del Quirinale. Non è una democrazia, la democrazia è maggioranza e opposizione, è applausi e fischi, è consenso e dissenso.
vi posso garantire, a nome del Fatto Quotidiano, che noi continueremo a esercitare il nostro sacrosanto diritto al dissenso, perché la libertà è stata conquistata con la morte dai partigiani e dalle vittime di mafia per poter dissentire, perché per poter applaudire il potere non c'è bisogno di libertà, basta la dittatura. Grazie. Questa ricostruzione cronologica chiarissima, avete ascoltato dei fatti del 92 e del 93 che sono appunto alla base delle indagini in corso sulla cosiddetta trattativa appunto tra pezzi dello Stato e mafia, e soprattutto lo ringraziamo per averci fatto estrema chiarezza appunto su alcuni fatti di attualità come queste intercettazioni e che cosa dice la legge sull'utilizzo di queste intercettazioni, che cosa può essere utilizzata e che cosa no, intercettazioni indirette in cui sono coinvolte alcune delle più alte cariche dello Stato. Come sappiamo c'è molta disinformazione su questa materia